Previsioni del tempo della giornata di oggi. Buone, buone, buone. Buongiorno ragazzi, non siamo in un posto qualunque, ma siamo proprio dove c'è il Circus del Giro d'Italia. Ovviamente grande protagonista la Vale, molto ammirata da molte persone. E noi oggi andiamo ad Ancona, abbiamo solo 60 km da fare, quindi partiamo con calma e ci godiamo il giro. Ciao! Stavo curiosando attorno alle varie zone qui del Giro d'Italia, ho trovato gli amici che fanno assistenza con le Nyken al Giro d'Italia. Ma che belle! Sono un po' le cugine della Vale, se vogliamo. Ora ho beccato due amici con due biciclette un po' particolari che arrivano da Hong Kong. L'hai fatta arrivare tu, dicevi? Ok, come si chiama? Okay. Ok, va bene? Va bene. Okay, il prossimo giro la faccio con quella, ragazzi. Non so le valigie dove le metto, ma improvviso. Ciao ragazzi! Qua ragazzi ci sono bancarelle di ogni tipo, tutto che ruota attorno al Giro d'Italia. Questa è la zona dove arrivano i ciclisti per andare sul palco centrale per le firme. Ho visto un microfono, lo seguo. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Microfono e telecamera. Procedo all'approccio. Scusami, attenta, Attenta, scusami. Mi dici nome e cognome, per favore? Ciao, io sono Marco Manila Pasqualini. Da dove vieni? Io vengo da Bellaria Giamarina, in provincia di Rimini. Al suo fianco c'è l'afro-italiano, ha sperato la vittoria, una delle tappe di questo Giro d'Italia 103, un piemontese, ha vinto due memorie al paese. Guerreiro Ecuador. Portogallo, chiedo scusa. 1.93, una seconda corsa all'Amstel con 3. Bene ragazzi, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, adesso credo che partirò per anticipare il giro per non rimanere incastrato insomma con le strade chiuse, quindi penso che adesso partirò, quindi si va verso Ancona. Ragazzi, io sono partito, guarda caso la prima parte del mio itinerario coincide con quella del Giro d'Italia, però in bicicletta fanno passare mentre con le macchine no, quindi io di fatto sono già sulla strada che affronteranno i corridori del Giro d'Italia. Come vedete c'è gente che aspetta il giro che passerà tra poco. Allora, l'arco che vedete qua dietro è proprio quello dove tra poco ci sarà la partenza del Giro d'Italia. Ecco il chilometro zero, cioè la partenza ufficiale del Giro d'Italia, ragazzi. Tra poco arriveranno e partiranno da qui. Gli amici con le Nyken. Ecco le ammiraglie che passano con le bici di scorta, esattamente come pedalando per l'Italia, eh? Anch'io avevo una roba così dietro, sì. Sì, tra poco si presenteranno, supportati da Stefano Abbocchi, il direttore di corsa, si presenteranno sul chilometro zero, dove inizierà questa 11ª tappa dedicata ai velocisti, da Porto Sant'Elpidio a Rimini, 182 km. Ragazzi, ci siamo, sta passando il Giro d'Italia, attenzione! No, che figata! Da Porto Sant'Elpidio, vedete laggiù in fondo, anche se è in controsole. Eccoli, eccoli! Ma che roba, oh! Ovviamente appena partiti dal chilometro zero, eccoli!
spostamento d'aria. Wow! Ecco tutte le ammiraglie. Che spettacolo, ragazzi, ma noi eravamo primi, eh? Abbiamo lasciato Porto Sant'Elpidio e il Giro d'Italia da diversi chilometri e stiamo andando verso Ancona, dove appunto ci aspetta la Croce Gialla. Arrivo previsto verso le 3 circa, dipende un pochino dal tipo di strada che sceglierò di fare, però più o meno le tempistiche sono queste. E guardate che bella Loreto! E la sua chiesa iconica, fantastica! Io comincio a essere seriamente emozionato perché sono posti che io conosco, perché ho frequentato, perché sono molto vicini a casa. Considerate che sono a un'oretta di macchina da casa, quindi comincio a sentire veramente il profumo di casa mia. Bellaria Egea Marina! Domani ci vediamo, eh! Mi fa strano sentirlo con le mie orecchie. Quel mostro sulla destra è il Monte Conero. Mancano circa 15 km ad Ancona, dove mi aspetta appunto la Croce Gialla per un bel incontro. Però ho qualche problema con la catena, ho già fatto 5-6 salti sulla corona anteriore. Vi ricordate che ieri ho parlato di una tensione un po' lenta, non ho avuto modo di sistemarla questa notte, questa mattina. Spero che tenga fino ad Ancona, perché non posso fermarmi, sennò perderei il tempo che mi serve per arrivare. Speriamo che tenga, eh. Ma, ragazzi, ma io non ho ben realizzato. Io sto per arrivare ad Ancona. Ancona è il 20° capoluogo di regione di Pedalando per l'Italia. Cioè, io quando arrivo ad Ancona ho completato Pedalando per l'Italia, ma ti rendi conto? Che roba! Incredibile! Sì, certo, poi dopo devo tornare a casa, a Rimini, a Bellaria Marina, questo è ovvio. Però il Giro d'Italia è completo, hai capito? Non l'avrei mai detto, ragazzi, non l'avrei mai detto. Ecco perché andavo così piano, ho del peso extra. Ragazzi, ci siamo ad Ancona. Trovo il cartello, ma siamo già ad Ancona. Te pareva se non c'era il super salitone finale? Ma tosto, eh? Ma tosto. Croce Gialla, Ancona. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Messo, ciao, Uela. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, passo, Madonna, che accoglienza. Grazie ragazzi. Allora, sono arrivato ad Ancona, ragazzi, con me ci sono gli amici della Croce Gialla di Ancona. Ciao ragazzi, faccio il giro perché siete tanti, vi faccio vedere tutti. Allora, come di consueto, essendo arrivato a un capoluogo di regione, io devo aggiornare la mia mappa presente sulla bicicletta, ma come spesso capita lo faccio fare a un'amica, a una rappresentante della Croce Gialla, che si chiama? Giulia. Perfetto, allora Giulia, mi metti una X su Ancona, ok? E poi mi segni, guarda, da qui fino a dov'è Ancona, più o meno. Qua. Perfetto, ok, ti ringrazio, perfetto. Vorrei fare un grande ringraziamento agli amici della Croce Gialla di Ancona, perché oggi mi hanno dato veramente un benvenuto come mai mi era capitato in questi 47 giorni di pedalando per l'Italia. E purtroppo non sono riuscito a fare la classica foto sotto al cartello Ancona, perché nella strada in cui appunto ero non l'ho trovato, però credo che non ci sia luogo migliore di questo per testimoniare il fatto che io ad Ancona ci sono passato. Ok, i 20 capoluoghi di regione sono stati completati in questi giorni, sono stati fatti quasi 5.000 km in bicicletta.
Ovviamente pedalando per l'Italia non finisce qui, perché domani c'è la tappa che mi porterà da Ancona a Bellaria Gemarina, quindi ci vediamo domani.